La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buona giornata, Mimmo Moramarco, la rassegna stampa. Oggi le prime pagine dei quotidiani, se non tutte, ma quasi tutte, si occupano del ricovero improvviso di Silvio Berlusconi, e su quasi tutte le prime pagine ritroviamo la notizia, per poi in secondo piano anche la guerra in Ucraina, ma anche la politica italiana. Buon 6 aprile 2023, buon giovedì a tutti, si apre con il giornale che vede da vicino Forza Italia e anche Silvio Berlusconi, ovvero Libero, Forza Silvio, grande apertura in alto, allarme alle 3 di notte, l'ex premier viene ricoverato a San Raffaele in terapia intensiva dopo un arresto respiratorio con fibrillazione atriale. Il presidente vigile, lotta ma fa fatica. C'è tutto un editoriale di Alessandro Sallusti. Si continua con il Corriere della Sera, che non apre al centro pagina con Silvio Berlusconi, ma c'è un titolo in alto: Mori per Berlusconi, secondo ricovero in una settimana al San Raffaele. Il fratello Paolo dice alla stampa: ce la farà, è una roccia. Il leader di Forza Italia in terapia intensiva, malattia del sangue e polmonite. Al centro pagina la foto di Papa Francesco, Vaticano, l'udienza all'aperto, i colpi di tosse, il messaggio, il Papa torna tra i fedeli, sono ancora vivo, dice. Il Fatto Quotidiano, c'è solo un trafiletto per Silvio Berlusconi, ma al centro pagina apre per il terremoto di Fratelli d'Italia. La deputata scrive: Lollobrigida avverte padri e figli d'Italia, DNA, lettere e minacce. Infatti al centro pagina la foto di Lollobrigida sulla polemica, che è più un gossip che politica. Silvestri al Corriere: veleni su di me e mio figlio, io costretta al test di paternità, da chi il ministro, vediamo chi fa nomi. L'editoriale di Marco Travaglio oggi si intitola Il Riformatorio. Il Giornale: tutti consiglio in alto, il cavaliere ricoverato, sospetta polmonite, leader di Forza Italia in terapia intensiva, ma reagisce alle cure. La famiglia dice che è una roccia, ce la farà, gli auguri degli avversari, l'applauso al Senato. Sul Giornale anche i migranti costretti a sbarcare dalla ONG pirata, le prove dell'arrembaggio, il peschereccio non era in avaria. Le mail maltesi svelano le bugie della GeoBarents. Paura per Berlusconi, apre la Gazzetta del Mezzogiorno. L'ex premier ricoverato in terapia intensiva, abbiamo già dato la notizia. Sulla Gazzetta Brindisi: 339 profughi, Sicilia e Calabria verso lo stato di emergenza. Sulla Gazzetta i prezzi alle stelle per tutta l'Italia, ma Bari e Potenza, parlando del sud, tra le meno care. Anche La Stampa in alto: paura per Berlusconi, è una roccia, ce la farà. La Stampa si sofferma anche sul calciomercato, i vigliacchi delle curve, indagate Roma e Lazio, il razzismo contro Lukaku. Parla anche di Renzi, le mille vite di Renzi, il re degli alibi in fuga dalle responsabilità, ora guida il Riformista. E chiudo oggi con L'Opinione, una grande foto di von der Leyen e Macron, e all'altro lato anche Xi Jinping. Pellegrinaggio a Pechino, Macron e von der Leyen in ginocchio da Xi per convincere la Cina a intercedere con la Russia in Ucraina. In cambio offrono d'accordo con Biden un'agenda comune sul clima e biodiversità. Mai l'Occidente era sceso così in basso. Sull'Opinione della Libertà, il Friuli nell'editoriale di Cristoforo Sola, il centrodestra vince e convince. Bene, è tutto per questo 6 aprile 2023, la rassegna stampa. Un grazie ancora a tutti quanti voi, ci risentiamo domani come sempre con altre prime pagine. Da Mimmo Moramarco è tutto, buona giornata.